E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a recensire il demonio della Trinità, arco esotico che è stato aggiunto con i rinnegati. Possiamo certamente dire che quest'arma dà il meglio di sé soprattutto in PvE, questo non tanto grazie al suo perk esotico quanto il suo perk peculiare. Il perk esotico infatti ci permette di sparare una freccia che si divide poi in tre e che più tendiamo la corda più le frecce diventano precise. Per intenderci, se tenderemo la corda molto poco le frecce andranno in tre direzioni quasi completamente diverse, mentre se la tenderemo al massimo queste andranno a colpire lo stesso punto. Il perk peculiare invece ci permette di generare fulmini al colpo successivo una volta che abbiamo effettuato delle uccisioni precise, perk che come ho già detto trova un'ottima applicazione in PvE soprattutto per pulire i nemici di basso rango. Per quanto riguarda il PvP invece questo non ha nulla di più di un arco normale, dato che il perk comunque fa poco danno in più e sarebbe principalmente più efficace contro più nemici. Inoltre, quando la freccia si divide in tre più piccole, queste qua causano circa un terzo del danno normale di una freccia. Il che significa che se magari in situazioni estreme tendiamo poco l'arco per sparare il prima possibile, non solo i colpi faranno poco danno perché la corda è poco tesa, ma inoltre andranno in tre direzioni diverse, quindi è molto probabile che riusciremo a colpire il nemico solamente con uno di questi. Il danno riguardante il crogiolo va dai 23 ai 35 al corpo, ovviamente per ogni freccia, quindi va moltiplicato per 3, e dai 49 ai 52 in testa. Il rinculo di quest'arco è molto basso e la ricarica, come in tutti gli archi, è molto alta. Ha un impatto medio, una gettata veramente molto alta e una velocità di tensione di 800, che sinceramente è abbastanza lenta. Quindi in conclusione quest'arco trova probabilmente la sua migliore applicazione in PvE, mentre per quanto riguarda il PvP ci sono archi che probabilmente se la giocano meglio. Quindi ragazzi, io spero che il video vi sia stato utile, se così è stato lasciate like, commentate, condividetelo, dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete che c'è la bellissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche dal bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. Detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono Gaul, per la tua luce.